a tutti, benvenuti gli amici che sono qui presenti, naturalmente quelli che ci seguiranno in streaming o vedranno registrata questa conferenza. È una conferenza molto poco politica e molto tecnica, perché abbiamo la fortuna di avere con noi uno dei massimi esperti nazionali di finanza internazionale, quindi non ci limitiamo assolutamente all'ambito nazionale, anzi, siccome parliamo delle grosse distonie, delle grosse problematiche della finanza, andiamo soprattutto a livello internazionale. Ora, voi tutti vi siete resi conto dal 2008 in poi di quale sia il ruolo che ha la finanza, la grande finanza internazionale, nella vita di tutti i giorni, qual è l'influenza esagerata che ha nella vita di tutti noi. Ci sono grossi problemi che una incorretta gestione politica della finanza comporta, e di questi ne parlerà appunto diffusamente Andrea Baranes. Noi da parte nostra, come Movimento 5 Stelle, abbiamo già alcune cose a programma, abbiamo già anche fatto alcune cose, in primis la proposta di legge per la separazione tra banche d'affari e banche commerciali. Bisogna battersi molto di più relativamente all'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie, le transazioni velocissime, che sono meramente speculative, non hanno nulla a che vedere con il mercato reale, con il mercato dei beni che esistono realmente, ma sono pure operazioni speculative. E continueremo a far luce su questi grossi problemi, continueremo a far luce anche sulla maggiore realtà nazionale finanziaria, che è Cassa Depositi e Prestiti. Io ne approfitto per ricordare a tutti che il 7 aprile alle ore 17 faremo un convegno con tutte le parti sociali interessate proprio su Cassa Depositi e Prestiti, quindi già d'ora vi invito a tenervi liberi tra le 17 e le 20 di lunedì 7 aprile. Io non voglio portare via altro tempo a Baranes, gli cedo subito la parola, lo ringrazio per essere qui presente e vedrete che avrà moltissime cose molto interessanti da dirci. Grazie. Grazie per l'invito, grazie a Gianni Girotto per l'invito a questa giornata e per cercare riparlare, ripensare quello che è avvenuto negli ultimi anni, anche rispetto al ritornello che ci viene ripetuto praticamente ogni giorno. La crisi è legata a un eccesso di debito pubblico, è lo Stato che ha speso troppo in welfare negli anni passati, troppa sanità, troppa istruzione, eccetera, eccetera. Adesso non c'è misura alternativa all'austerità, a fare sacrifici, a rimettere a posto i conti pubblici. Rispetto a questo ritornello che ci viene ripetuto ogni giorno, credo che alcuni dati possano permettere di capire meglio la situazione. Alcuni dati, ad esempio anche quelli di Eurostat, il servizio di statistiche dell'Unione Europea. Se andiamo a vedere il rapporto tra debito e PIL, che è il parametro fondamentale che ci viene ripetuto ogni giorno, noi con i parametri di Maastricht, per quanto siano totalmente irrazionali e da rimettere in discussione, ma diciamo i parametri di Maastricht prevedevano che i paesi dell'Unione Europea dovessero avere un rapporto tra debito e PIL al 60%. Se andiamo a vedere cosa è avvenuto in media nell'Unione Europea dalla metà degli anni 90 fino al 2008, il rapporto oscilla tra il 59 e il 61%, ovvero perfettamente in linea con gli obiettivi, pur sbagliati, ma con gli obiettivi che ci eravamo dati. La situazione, si dirà, sarà diversa in Italia, dove il rapporto tra debito e PIL è fuori controllo. In realtà in Italia è sempre stato alto, ma tutt'altro che fuori controllo. Anche da noi, dalla metà degli anni 90, anzi dall'inizio degli anni 90 fino al 2007-2008, il rapporto tra debito e PIL oscilla poco sopra il 100%, anzi è in lieve diminuzione dalla metà degli anni 90 fino al 2008. Di colpo, tra 2008 e il 2009 esplode in Italia, come nei paesi della periferia, come nei paesi del nord, come negli Stati Uniti, come in tutte le economie occidentali. Allora, per semplificare, ma il ritornello che ci arriva dalla Troica, ovvero Banca Centrale Europea, Commissione Europea, Fondo Monetario, vorrebbe dire che tutti i paesi europei si sono comportati benissimo fino al 2007-2008, di colpo tra il 2008 e il 2009 tutti a spendere come matti, asili nido come se piovessero, milioni di ospedali, pensioni d'oro per tutti, eccetera, eccetera. Allora, visto che questa sarebbe quasi una barzelletta se non fosse una tragedia per i milioni di persone che si vedono anche tagliare i servizi pubblici essenziali, forse bisogna capire che cosa è avvenuto tra 2008 e 2009 e in particolare come tra 2007 e 2008, l'anno precedente, la finanza privata, non quella pubblica, la finanza privata provoca una crisi devastante. Una crisi devastante, e sono necessari migliaia di miliardi di euro e di dollari per salvare la finanza che aveva causato la crisi.
Quindi un principio economico molto sano, per cui finché le cose vanno bene privatizziamo i profitti, quando il giocattolo si rompe vengono socializzate le perdite, con interventi pesantissimi dei governi delle principali potenze economiche, non direttamente in Italia ma chiaramente negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Germania, in Francia. Allora, cosa è avvenuto a cavallo del 2008? Che se guardiamo al rapporto tra debito e PIL, se la finanza globale provoca una recessione che è esattamente una diminuzione del PIL, il rapporto tra debito e PIL peggiora per motivi puramente contabili. Ancora, qual è un'altra cinghia di trasmissione della crisi dalla finanza privata alla finanza pubblica? Che peggiora il debito, perché se c'è una crisi ci sono meno consumi, quindi meno entrate fiscali e quindi il debito aumenta e il rapporto peggiora. Ancora, gli stati devono intervenire e pesantemente per aiutare i cittadini travolti dalla crisi, come avviene in Italia con l'aumento delle ore di cassa integrazione, come avviene con le misure messe in campo, e quindi i conti pubblici peggiorano. Soprattutto quello che avviene di colpo a cavallo del 2008 è che Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia hanno bisogno di migliaia di miliardi per salvare le banche che hanno causato la crisi. Quindi questi paesi devono indebitarsi. Come si indebita un paese? Emettendo titoli di Stato. In Italia sono BOT, BTP e CCT. Quindi di colpo a cavallo del 2008 sul mercato c'è un'offerta enorme di titoli di Stato tedeschi, francesi, inglesi, statunitensi in un momento di crisi, quindi con molti pochi capitali disposti a comprarsi questi titoli di Stato. Ed è la legge base dell'economia: se c'è tantissima offerta e c'è poca domanda di titoli di Stato, c'è una concorrenza esasperata tra paesi per piazzare i propri titoli di Stato sui mercati. Allora la Germania, che è un'economia più forte, piazza i suoi Bund al 2%, l'Italia prova a piazzare i suoi BTP al 2%, ma al 2% non se li compra nessuno. E allora l'Italia deve aumentare i tassi di interesse che offre sui suoi titoli di Stato. Se aumentano i tassi di interesse peggiorano i conti pubblici, perché più soldi devono andare al pagamento del debito e degli interessi. Se peggiorano i conti pubblici, le mitiche agenzie di rating ci tagliano il voto. Se le agenzie di rating ci tagliano il voto, i mercati non si fidano più di noi. Se i mercati non si fidano più di noi, noi per piazzare i nostri titoli di Stato dobbiamo aumentare il tasso di interesse. Se aumentiamo il tasso di interesse peggiorano i conti pubblici, entriamo in una spirale che è esattamente quella della Grecia, della Spagna e degli altri paesi travolti dalla crisi. E questo, quando sentiamo lo spread come se fossero arrivati i marziani e ci hanno calato lo spread sulla testa di colpo tre o quattro anni fa, lo spread è esattamente la differenza tra l'interesse che deve offrire l'Italia sui propri titoli di debito pubblico e quelli che offre la Germania sui suoi, in particolare tra i BTP ai 10 anni e Bund a 10 anni. Quindi se continuano a peggiorare i conti pubblici entriamo in questa spirale. Se non cambiamo l'intero sistema, per spezzare questa spirale uno Stato non ha mille soluzioni: o aumenta le entrate o taglia le spese. Quindi aumento delle entrate vuol dire aumento della pressione fiscale, vuol dire privatizzazioni e fare cassa fino all'idea di vendere le spiagge per fare cassa. Taglia alla spesa vuol dire taglia alla sanità, taglia all'istruzione, taglia alla ricerca e l'austerità e i sacrifici che stiamo vivendo. Quindi l'idea di fondo è che questa austerità e questi sacrifici sono il nostro tentativo, per quanto forzoso, inconsapevole, per quanto costretti, ma sono il nostro tentativo di tenerci sulle spalle questo sistema finanziario che ci ha trascinato nella crisi esattamente come adesso. Con la follia che quello che è avvenuto è che nel 2007-2008 stava crollando la finanza privata e gli stati sono dovuti intervenire per salvarla. Due anni dopo sono gli stati a avere un eccesso di debito, da chi devono andare? Dai mercati finanziari per richiedere questi soldi. Mi sembra un gioco delle tre carte per non riconoscere che i debiti creati da questo sistema finanziario ipertrofico e senza regole sono semplicemente troppi, ma il problema è della finanza privata. Invece quello che è avvenuto è che quando stava crollando la finanza privata, i piani di salvataggio sono arrivati senza nessuna condizione e a interessi bassissimi o nulli, un gigantesco assegno in bianco. Quando tre anni dopo sono gli stati a essere in difficoltà, le condizioni sono durissime e i tassi di interesse da usura. Noi in Italia, tra le varie condizioni, abbiamo dovuto inserire il pareggio di bilancio in Costituzione. Noi abbiamo cambiato la nostra Costituzione per non fare arrabbiare i mercati finanziari. Questo è il rapporto di forza che c'è adesso tra finanza privata e finanza pubblica, con effetti devastanti che ci sono stati in questi anni. Per dirne uno, quando nel 2008 stava crollando l'intero sistema finanziario privato, che cosa è avvenuto? È avvenuto che enormi masse di capitali sono fuggite dai mercati finanziari, cercando
qualche rifugio, quali sono i beni rifugio, ad esempio il bene rifugio per eccellenza è l'oro, quindi di colpo enormi capitali che fuggono da azioni e obbligazioni perché sono in crisi e si riversano sull'oro, quindi tutti vogliono comprare l'oro, di nuovo legge della domanda e dell'offerta, il prezzo dell'oro sale, se il prezzo dell'oro sale mentre quello di azioni e obbligazioni crolla, altre persone diranno vado a comprare l'oro anch'io per tenermelo sotto il materasso e il prezzo continua a salire e in questo modo si crea una bolla finanziaria. Il problema è che nel 2008 questo non è avvenuto unicamente sull'oro, ma è avvenuto tramite i derivati, tramite strumenti finanziari sempre più incomprensibili, è avvenuto anche sulle materie prime, è avvenuto anche sul cibo. Allora, nei primi sei mesi del 2008, in sei mesi, il prezzo del mais e del grano è raddoppiato sui mercati finanziari internazionali. Milioni di persone, secondo i dati dell'ONU e della Banca Mondiale, milioni di persone malnutrite o sottonutrite perché nel giro di pochi mesi il prezzo del grano o del mais è raddoppiato. E la cosa incredibile è che in questi sei mesi non c'è stata una siccità, non c'è stata un'alluvione, non c'è stato un qualche motivo reale che abbia portato all'aumento dei prezzi delle materie prime. Sono motivi unicamente finanziari e speculativi che hanno portato a milioni, a decine di milioni di persone a non poter più comprare gli alimenti di base della loro dieta. E questo che è avvenuto di speculazione sulle materie prime, poi sentiamo istituzioni internazionali che dicono sono i cambiamenti climatici, è il cambio della dieta in Cina, sono i biocarburanti, che sono tutti motivi giustissimi e molto preoccupanti, ma sono motivi che andrebbero a giustificare un aumento dei prezzi su una scala di 10 anni, di 20 anni, non è che di colpo nel giro di 3 mesi ci sono stati dei fattori, qui è veramente la speculazione che crea dei disastri. Con la cosa più incredibile, l'ultimo punto prima di passare rapidamente alle soluzioni, la cosa più incredibile dell'attuale aspetto è che questa speculazione, questa instabilità che viviamo sui prezzi delle materie prime, come sui titoli finanziari, come sui titoli di Stato, sull'intera gamma di tutto quello che si può comprare e vendere, questa speculazione non è un indesiderato effetto collaterale, è la base stessa del gioco. Oggi la finanza cerca, insegue e crea questa instabilità e questi disastri. Cerco di spiegarmi cos'è una speculazione. Io compro una casa per 100.000 euro, dopo un anno questa casa vale 101.000 euro, io posso rivenderla e ho guadagnato 1.000 euro, ho fatto una speculazione immobiliare, però se in un anno da 100 passa a 101, guadagnato l'1% in un anno non è divertente, è molto più divertente se il prezzo delle case impazzisce, se io compro una casa a 100 e dopo 3 mesi magari vale 120 o se mi dice male vale 80, ma più le speculazioni sono veloci, più sono rapide, più sono ampie, più c'è da guadagnare. E il paradosso è che oggi la finanza speculativa è talmente potente, come nel caso delle materie prime, che riesce essa stessa a creare le oscillazioni dei prezzi su cui poi va a guadagnare. E questa è l'idea di fondo, che la speculazione è la base stessa del gioco. Più creo disastri, più c'è instabilità, più è una follia l'attuale sistema finanziario, più le oscillazioni dei prezzi saranno ampie e veloci e più posso andare a estrarre profitti da quelle stesse oscillazioni e da quella stessa instabilità che ho creato. Oggi tramite i derivati è possibile scommettere sul prezzo delle materie prime, è possibile scommettere contro il fallimento di interi paesi. Nessuno specula sui bund tedeschi perché sono noiosissimi, li compro a 100, qualunque cosa succede rimangono a 100 e a fine anno mi danno un piccolo margine di interesse. Se vado a giocare sui titoli della Grecia che un giorno me li rimborsano, l'altro no, e i prezzi, e grazie alle mie speculazioni non solo ci sono le oscillazioni naturali, ma io stesso ne faccio impazzire il valore, ecco che posso guadagnare molto di più andando a sfruttare queste oscillazioni. Quindi ci troviamo nella follia di un sistema finanziario che crea e rincorre continua instabilità e oscillazioni e che è arrivato a dominare interamente le nostre vite. E tra tutte queste follie quella maggiore che oggi ci vengono a dire che la colpa è nostra di un eccesso di debito pubblico, di un eccesso di welfare, di un eccesso di spesa pubblica. Allora quello che crediamo sia necessario fare è agire lungo diverse direttrici, alcune le accennava Gianni Girotto nella sua introduzione, alcune poche semplici regole per chiudere una volta per tutte questo casinò finanziario. E il dato di fondo è che non è una questione di difficoltà tecnica, è una questione di volontà politica. Sappiamo cosa andrebbe fatto per chiudere questo casinò finanziario una volta per tutte e parliamo di una tassa sulle transazioni finanziarie, parliamo di separare le banche commerciali dalle banche di investimento, parliamo di maggiore trasparenza sui mercati finanziari, di impedire alcune operazioni con derivati,
come quelle che permettono persino di speculare sul prezzo del cibo e sulla fame dei più poveri. Tra le varie, ne cito solo una per capire davvero la follia nella quale siamo immersi quando parliamo di finanza. Io non riesco ancora a capire per quale motivo in ambito finanziario non esiste un principio precauzionale. Secondo le regole europee, un produttore non può vendere un'automobile, non può vendere un giocattolo, finché non dimostra che non è pericoloso, che non è nocivo. Allora, per quale motivo io, produttore, non posso vendere una lavastoviglie se rischia di allagarmi la cucina, ma posso vendere uno strumento derivato che è in grado di mettere in ginocchio un intero paese? Per quale motivo l'onere della prova non è su chi intende mettere in commercio alcuni prodotti, ma nel migliore dei casi, quando ci sono, i controlli sono perlomeno molto approssimativi e molto leggeri? Allora, questo è un punto che ha una validità in sé, ma è un punto che dimostra la differenza che c'è oggi tra quello che chiamiamo finanza, che dovrebbe essere uno strumento al servizio dell'economia e che oggi in gran parte è diventato una sala scommesse, un casinò, e quello che avviene per qualunque altro settore merceologico. Il punto di fondo è che con le proposte che vengono portate avanti non sono contro la finanza, sono a favore della finanza, ma a favore della finanza, di una finanza che sia uno strumento al servizio dell'economia. Per farla semplice, forse con qualche approssimazione, ma la finanza dovrebbe essere il mercato dei soldi. Se io voglio comprare delle mele, vado al mercato, c'è il contadino che le vende, io che le compro, e domanda e offerta si incontrano sul mercato. Le banche dovrebbero fare questo in teoria, dovrebbero mettere in contatto chi ha dei soldi con chi ha bisogno di soldi. Le borse, quando pensiamo a Wall Street o alla City, pensiamo a dei luoghi folli in cui girano migliaia di miliardi al secondo, ma le borse sono chiamate mercati finanziari perché dovrebbero fare questo. C'è chi ha un risparmio, ci sono stati, imprese che hanno bisogno di soldi, domanda e offerta di soldi si incontrano sul mercato dei soldi. Quindi l'idea è che la finanza dovrebbe essere uno strumento, solo uno strumento, al servizio dell'economia reale, al servizio delle attività produttive. Oggi questo ruolo è andato totalmente perso e diamo per scontato che la finanza sia un fine in se stesso, sia fare soldi dai soldi nel più breve tempo possibile. E purtroppo ben oltre il 90% di quello che chiamiamo finanza è questo, dovrebbe essere chiamato casinò, dovrebbe essere chiamato sala scommesse. Allora, quello che diciamo sono alcune regole per riportare la finanza a essere uno strumento al servizio dell'economia. Agendo dall'alto in qualche modo con queste regole. In parallelo, dal basso, una riflessione sull'uso del nostro denaro. Io personalmente lavoro con Banca Etica. Banca Etica è l'unica in Italia che pubblica sul suo sito tutti i finanziamenti che vengono erogati alle persone giuridiche, e i finanziamenti vanno unicamente a progetti che hanno ricadute sociali e ambientali positive, quindi dalla cooperazione sociale alle rinnovabili, al biologico. Allora, anche in questo caso sono i miei soldi sul mio conto corrente. Quando io le deposito in banca, questi soldi vanno a finire per finanziare l'economia del mio territorio o finiscono in qualche paradiso fiscale? Sto finanziando l'agricoltura biologica o qualche traffico di armi dall'altra parte del mondo? Crediamo che abbiamo il diritto, per molti versi il dovere, di esigere dalla nostra banca o intermediario finanziario o fondo di investimento la completa trasparenza sull'uso che viene fatto dei nostri soldi. E se spostiamo i nostri soldi da questo gigantesco casinò di speculazione e al contrario li mettiamo al servizio di un diverso modello economico fondato su impatti sociali e ambientali positivi, sulla creazione di posti di lavoro, crediamo che molto si possa cambiare. E l'ultimo punto che al quale volevo accennare è che, in parallelo con regole dall'alto e l'uso dei nostri soldi dal basso, è davvero dobbiamo ricostruire l'immaginario che ci è stato imposto in questi anni, in cui la crisi verrebbe da un eccesso di welfare, da un eccesso di debito pubblico, in cui ci troviamo nella follia in cui le banche private continuano a essere inondate di soldi facili dalle banche centrali, ma gli stati non possono ricevere nessun aiuto dalla Banca Centrale Europea. Le banche private hanno ricevuto oltre 1.000 miliardi di euro all'1%, che è un tasso negativo se si tiene conto dell'inflazione, ma per statuto la BCE non può intervenire in sostegno degli stati sovrani. Ci domandiamo veramente quale sia la follia di questa disparità di trattamento tra finanza privata e finanza pubblica. Una finanza privata che continua a essere inondata di soldi facili e di liquidità a basso costo, mentre a stati e cittadini che hanno subito la crisi si impone austerità e sacrifici. Il problema peggiore è che
non è tanto l'ingiustizia sociale, sì, vediamo i banchieri della City di Wall Street che si gratificano con bonus milionari e ci può far arrabbiare giustamente parecchio, ma la cosa peggiore di quello che è avvenuto negli ultimi anni è che con austerità e sacrifici l'economia è in recessione, nei migliori dei casi c'è in alcuni paesi una piccola crescita senza creazione di posti di lavoro, quindi l'economia è rimasta al palo, mentre grazie alle migliaia di miliardi di euro e di dollari la finanza è ripartita come è peggio di prima. E se la finanza è ripartita e l'economia no, c'è uno scollamento tra il valore degli attivi finanziari e il valore dell'economia, che è la definizione stessa di una nuova bolla finanziaria. Una nuova bolla finanziaria che stiamo gonfiando con i soldi delle banche centrali e con gli interventi dei governi che finiscono unicamente nel settore finanziario. In Italia le banche italiane dei 1.000 miliardi della Banca Centrale Europea ne hanno presi oltre 250, ma in Italia c'è il credit crunch. Per una piccola impresa è impossibile avere accesso al credito, non ci sono i mutui, non ci sono. Allora com'è possibile che le banche continuano a essere inondate di soldi, ma questo denaro non finisce all'economia reale e produttiva? Com'è possibile che si rischi questa nuova bolla finanziaria, questo nuovo scollamento? E se dovesse esplodere questa nuova bolla, verranno a dirci che è colpa nostra, che noi, la frase più bella che ho sentito negli ultimi mesi, noi dobbiamo restituire fiducia a questo sistema finanziario e quindi accettare austerità e sacrifici. Per questo crediamo che sia assolutamente urgente un cambio di rotta, tanto in Italia quanto in Europa, e un cambio di rotta che significa fare pressione, far sentire la nostra voce per cambiare le regole del gioco. Significa intervenire personalmente dal basso con i nostri pochi risparmi, cambiando l'uso dei nostri risparmi, e significa un ripensamento dell'intero ruolo e delle regole che sovrintendono al sistema finanziario, ricostruendo quello che è avvenuto negli ultimi anni e riconoscendo che il punto di partenza dovrebbe essere la finanza privata e sicuramente non la finanza pubblica. Non una battuta conclusiva, mi verrebbe da dire che se la Troica, Commissione Europea eccetera avessero dedicato il 10% dell'impegno che hanno messo a imporre fiscal compact, six pack, two pack e austerità sugli stati sovrani per chiudere questo casino finanziario e sulle istituzioni finanziarie private, oggi probabilmente staremmo molto meglio di come stiamo. Beh, un concentrato di notizie assolutamente fortissime. Allora, innanzitutto io invito tutti i presenti che abbiano interventi, integrazioni o domande a farle. Abbiamo delle domande che ci arrivano dalla rete e io ne approfitto per confermare e invitare chi ci segue dalla rete di porle pure in diretta. Le giro immediatamente, ho già due domande, per una sarebbe per me, ma preferisco farla a Baranes. Esistono delle leggi a tutela degli stati e quindi delle popolazioni che non permettano di entrare in questa spirale finanziaria? Questa è una prima domanda, se c'è una copertura legislativa a tutela degli stati. Poi una considerazione: dobbiamo togliere il potere speculativo alle banche ordinarie, ma come faremo a combattere la speculazione delle lobby che si riuniscono in Inghilterra? Probabilmente si riferisce al fatto che a Londra è una delle principali paradisi fiscali in Europa. È davvero così importante l'euro bond? Allora, se magari hai qualche risposta a queste due, poi invito chi ne ha altre a farsi avanti, io ne ho una piccola serie. Rapidamente, sulle leggi il problema è che è molto difficile le leggi a tutela degli stati, perché quello che comunemente viene chiamato come globalizzazione in realtà è stato principalmente una globalizzazione finanziaria. Oggi ci troviamo con una finanza che si muove liberamente in tutto il mondo, mentre gran parte delle leggi sono ferme a livello dello Stato-Nazione. Lo vediamo in Europa, capitali liberi di muoversi, ma poi ogni Stato deve gestire da sé il proprio debito pubblico. Lo vediamo su scala mondiale con l'esistenza dei paradisi fiscali, è solo l'esempio più estremo e scandaloso di quello che avviene. Oggi i capitali sono liberi di muoversi, ma gli Stati hanno le leggi e i controlli che per la maggior parte sono fermi a livello dello Stato-Nazione. Su una qualche protezione dalla speculazione o da quello che avviene in molti altri Stati, pensiamo dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, al Giappone, è una banca centrale che interviene attivamente, ad esempio sostenendo, intervenendo per aiutare i paesi che dovessero avere un eccesso di debito o acquistando i debiti. Ci sono diverse modalità
possibilità di intervento della Banca Centrale a sostegno dei paesi in altri stati. In Europa questo non ce l'abbiamo, anche qui abbiamo credo il paradosso di un'Europa ferma in mezzo al guado che è partita con moneta unica, libera circolazione dei capitali, libera circolazione delle merci, ma non c'è un'Europa fiscale, non c'è un'Europa politica, quindi nuovamente non ci sono leggi a tutela degli stati perché ci troviamo in mezzo a un guado in cui le leggi sono ferme a livello dello Stato-Nazione ma la finanza e i capitali si muovono liberamente. Sulle lobby effettivamente è un problema, effettivamente molte cose andrebbero fatte su scala europea o su scala internazionale, molto si potrebbe fare anche qui in Italia, si potrebbe partire anche qui in Italia, intanto facendo sentire la nostra voce su scala europea. Anche qui il mantra che ci viene ripetuto è l'Europa che ce lo chiede, dovremmo iniziare a dire che l'Europa siamo anche noi e che siamo noi che lo chiediamo all'Europa. Su questo cerco di fare un esempio anche riallacciandomi all'ultima cosa che dicevo prima. C'è un comunicato stampa di Barnier della Commissione europea nel quale Barnier dichiara che dopo aver provveduto ad alcune regole finanziarie adesso è tempo di interessarci al sistema bancario ombra. Bravi, peccato che questo comunicato stampa sia di settembre 2013. Nel settembre 2013 la Commissione europea dichiara che è adesso tempo di interessarci al sistema bancario ombra. Allora, io un comunicato stampa del genere l'avrei voluto vedere il giorno del fallimento della Lehman Brothers, a settembre 2008, non a settembre 2013. Quello che dicevo prima, 5 anni per iniziare a interessarsi del sistema bancario ombra quando abbiamo il pareggio di bilancio in Costituzione del Fiscal Compact. Perché il bilancio dello Stato abbiamo accettato tutti i paesi europei che noi siamo sottoposti al controllo, all'ingerenza della Commissione europea e la nostra legge di stabilità, quella che era la finanziaria, deve essere approvata dai burocrati europei e sul gigantesco sistema bancario ombra che ci ha trascinato nella crisi, bontà sua, a 6 anni dallo scoppio della crisi la Commissione ci dice iniziamo a interessarci. Vuoi dirci qualcosa di più su questo sistema finanziario ombra, che era anche una delle mie domande? Sì, rapidamente, il sistema bancario ombra è un insieme di istituzioni, in gran parte registrate nei paradisi fiscali, ma sono degli istituti che di fatto si comportano come banche, raccolgono soldi, erogano prestiti, però emettono obbligazioni, ma non sono banche e quindi non sono sottoposte a quelle che sono le regole e i controlli per il sistema bancario. E ha una dimensione, non si sa nemmeno la dimensione, anche qui ci sono degli studi delle banche centrali, del fondo monetario eccetera, che cercano di dare una definizione, perché l'ingegneria finanziaria ogni mese inventa delle nuove strutture, delle nuove forme, per cui c'è sempre la regolamentazione che insegue con mesi di ritardo cercando di mettere le toppe. Nuovamente non c'è un principio precauzionale in cui l'onere della prova, tu non puoi costituire o tu banca non puoi lavorare con quest'ente se non mi dimostri che è sottoposta a un minimo di regole di trasparenza. E il sistema bancario ombra è semplicemente tutto quell'insieme di società le più svariate, le più incredibili, che di fatto si comportano come banche ma non sono sottoposte alle regole delle banche. E uno dei maggiori problemi del 2008, perché i mutui subprime, perché le banche concedevano mutui a tutti, perché si disfacevano di questi mutui e li passavano nel sistema bancario ombra e quindi i bilanci rimanevano puliti, quelli delle banche. Poi dal sistema bancario ombra venivano rivenduti e spalmati sui fondi pensione, sui fondi di investimento di tutto il mondo, e si è visto che anche piccoli risparmiatori si sono trovati a loro insaputa dei pezzi di mutui subprime. Ma quello che è avvenuto è che quando è crollata la fiducia è venuto giù questo sistema bancario ombra e a quel punto le perdite sono tornate sui bilanci delle banche, e sui bilanci delle banche gli stati sono dovuti intervenire, che è anche uno dei motivi per cui chiediamo una separazione tra banche commerciali e banche di investimento, perché oggi le banche universali significa che possono speculare e scommettere sul casinò finanziario, poi se qualcosa va male possono ricattare i governi. Guarda che c'ho i correntisti che hanno 1.000-2.000 euro sul conto, se tu non mi salvi vengo giù io e sarà la corsa agli sportelli, bloccherò il banco, ma bloccherò i conti correnti, non gireranno più gli assegni. Quindi è questo ricatto, è quello che si chiama azzardo morale. Le banche possono prendere sempre più rischi perché finché le cose vanno bene i profitti sono privati, quando qualcosa vanno male bisogna socializzare le perdite. Se funzionasse così io domattina partirei per Monte Carlo, posso andare al casinò con soldi che non sono miei, finché vinco mi tengo la vincita, quando perdo perde qualcun altro. Oggi la finanza ragiona in questo modo e è questi meccanismi che bisogna smontare dalla base. Sì, il famoso concetto too big to fail, troppo grandi per fallire, ci possono ricattare. Al volo sull'ultima cosa, sugli eurobond. Gli eurobond potrebbero essere un pezzetto della soluzione,
ma è molto più in generale rimettere in discussione l'intero impianto dell'Unione Europea. Appunto, non c'è un'Europa fiscale, di fatto abbiamo vari e tra i peggiori paradisi fiscali del pianeta sono interni all'Unione Europea, e se c'è libertà di circolazione dei capitali e di stabilimento delle imprese, chiaramente le imprese multinazionali perché devono pagare le tasse in Italia se possono costituirsi di volta in volta in Irlanda, Liechtenstein, in Lussemburgo, eccetera. La Banca Centrale Europea definisce le politiche monetarie per tutti e 28 i paesi, ma poi ogni paese deve badare al proprio debito pubblico da solo, sottoposto allo spread, ai diktat dei mercati, eccetera. Quindi deve finanziarsi da solo. Degli eurobond sarebbe a dire non ogni paese, cerchiamo di andare o verso più Europa o rischia di crollare l'intero impianto europeo. Non possiamo rimanere fermi in mezzo a un guado in cui l'Europa è unicamente l'Europa dei capitali, ma non c'è un'Europa dei diritti, dei popoli, un'Europa sociale. Personalmente sono un europeista, voglio vedere il bicchiere, voglio continuare a essere ottimista e spero che si possa arrivare a una BCE che sia una prestatrice di ultima istanza dell'emissione di eurobond, di una mutualizzazione in qualche modo sul debito pubblico. Certo che i segnali fino ad oggi sono a dir poco, molto poco incoraggianti. Sì, domande? E abbiamo domande in sala. Grazie. Anzitutto, si sente? Grazie, innanzitutto mi chiamo Francesco Molinari, naturalmente concordiamo su tutta la linea e molte delle cose che hai detto mi trovano perfettamente d'accordo. Naturalmente probabilmente l'analisi andrebbe portata forse alle estreme conseguenze e parlare del sistema capitalistico in sé, forse quello avrebbe potuto chiudere poi tutto, no? Noi, è inutile fare i richiami storici, sappiamo che il sistema capitalistico, l'ultimo mercato che si è aperto è stato proprio col sistema di globalizzazione e con la finanziarizzazione complessiva poi del sistema. È un modo che ha trovato, come dire, per salvarsi da quello che Marx chiamava, come dire, la chiusura del mercato e quindi l'apertura possibilmente di, come dire, di imperializzazione, eccetera, eccetera. Ma quello a cui volevo poi arrivare, naturalmente gli strumenti mi trovo perfettamente d'accordo, tra l'altro in Senato siamo riusciti a calendarizzare un nostro progetto di legge a cui ho visto che tutte le forze politiche si sono poi, ne hanno presentato uno loro, che è quello appunto dell'errore commesso da Monti e Amato, cioè della riunificazione del settore commerciale e finanziario delle banche, ancora prima di quello che avvenisse con Clinton in America, perché noi su questo siamo sempre più bravi rispetto a tutti gli altri, no? Così come mi trovo d'accordo su tutta la questione dell'Europa, io sono perfettamente d'accordo, io pure sono un europeista convinto, così come sono sicuro che l'unico modo per salvarci all'interno del blocco americano e del blocco eurasiatico è l'unico, è avere una struttura di Europa che possa rispondere. Naturalmente se riusciamo a portare alle estreme conseguenze una BCE che diventi prenditrice di ultima istanza, solidarizziamo il debito complessivo dei vari paesi, il cui l'eurobond potrebbe essere una risposta. Io adesso però, detto questo come premessa, ti volevo dire, rispetto al debito pubblico, che è la palla al piede che ci portiamo, siccome per questo la critica la portiamo alle estreme conseguenze, l'audit sul debito pubblico può essere una strada, e quali strumenti possiamo utilizzare per portarla poi all'attenzione anche degli altri paesi europei, che su questo secondo me ce la dovremmo dare una risposta definitiva. Allora sì, sul debito pubblico, anche qui intanto una considerazione di massima, anche qui ce l'hanno sottratto in qualche modo, torno a questo pallino di un discorso culturale ancora prima che economico. Gestione del debito pubblico sarebbe uno dei pochi strumenti di politica economica che è rimasta a uno Stato, se vuole fare un investimento di lungo periodo per ristrutturare le scuole, contrae debiti, fai lavori. Oggi il debito pubblico è diventato, verrebbe da dire, una gigantesca macchina di redistribuzione al contrario della ricchezza. Tutti noi la alimentiamo con le nostre tasse e finisce unicamente a pagare gli interessi degli interessi e gli interessi sul debito. L'Italia da anni, da decenni ha un avanzo primario e continua a fare deficit perché abbiamo una massa di interessi sul debito che è sempre più alta. Rispetto a questo ci sarebbero diverse possibili soluzioni. Una su scala europea, nuovamente una banca centrale che agisse da banca centrale. E su questo ci sentiamo ripetere, no, la banca centrale non può aiutare gli stati sovrani perché i tedeschi non vogliono pagare per l'Italia, perché provocherebbe inflazione, perché, e qui viene tirato in ballo l'argomento più forte, è l'azzardo morale, se la BCE aiuta l'Italia poi noi non facciamo i compiti e ci rindebitiamo.
Allora, sarebbe possibile moltissimi interventi, anche qui ci sono analisi, non la faccio lunga, però in cui la BCE immette liquidità e quindi nessun tedesco dovrebbe pagare per nessun italiano e io non vorrei che succedesse. L'inflazione in questo momento mi sembra francamente ridicolo, con l'Europa sull'orlo della deflazione e una domanda aggregata crollata, la disoccupazione ai massimi, il rischio di inflazione sembra veramente l'ultimo al mondo. L'azzardo morale, di nuovo l'azzardo morale, è quello degli stati o è quello della finanza che continua a essere inondata di soldi facili e che... Allora, una banca che lavora solo per il massimo profitto non si pone il problema dell'azzardo morale, si pone per uno Stato che dovrebbe lavorare nell'interesse della collettività. Quindi secondo me la BCE potrebbe intervenire tranquillamente, ci sono degli studi dettagliati su come aiutare gli Stati, e se la BCE subentra con, come fa con le banche, prestito all'1%, invece l'Italia si deve finanziare il suo debito sui mercati finanziari a un tasso del 4-5%, vuol dire da 80 miliardi pagarne 20, adesso la faccio semplice, però nella lunga a regime vuol dire dividere per 4 gli interessi sul debito. Se non agisce la BCE si potrebbero fare delle cose anche in Italia, e anche qui ci sono di diverse misure. Una in particolare che può essere molto interessante effettivamente è quella dell'audito, l'auditoria, il termine spagnolo viene utilizzato perché prima a farlo è stato l'Ecuador con una commissione presidenziale. Il presidente dell'Ecuador ha nominato una commissione e ha detto andiamo a vedere ogni pezzetto del debito pubblico, da dove viene e chi ce l'ha. Questo debito pubblico l'abbiamo contratto per costruire scuole e ospedale, per carità, lo pago tutto fino all'ultimo soldo. Questo debito pubblico è finito in corruzione e armi ai tempi di quando c'era un regime militare e i cittadini continuano, oltre ad aver subito la dittatura militare, continuano a... Questo debito per me è illegittimo. Debito contratto da una dittatura per corruzione non lo riconosco. Il debito è detenuto da piccoli risparmiatori che lo usano per sostenere lo Stato o è delle fish nelle mani delle grandi... E dopo aver fatto questa analisi pezzetto per pezzetto, questa auditoria sul debito, sono giunti alla conclusione: questa parte del debito è legittima, la paghiamo, questa secondo noi è illegittima e la rinegoziamo o non la riconosciamo. E su questo, quello che viene detto, no, un default sul debito, rinegoziazione del debito è impossibile per l'Italia perché crolleremo i mercati finanziari, eccetera. Allora, mercati finanziari sono molto laici, molto pragmatici, hanno visto dall'Ecuador non ci paga 100, andiamo a parlare, se io devo dare 100 euro a uno di voi, se mi viene da me e mi dice non te li posso dare, non è dico ciao, mi cambia se mi dice non te li ridò tra una settimana ma tra un mese, invece di 100 te ne ridotta, e si tratta, i mercati finanziari fanno questo, anche perché lo stesso fatto che se io compro dei bot, dei BTP, ricevo un interesse sopra, l'interesse è per remunerare il rischio che corro nel comprare questa obbligazione, per questo i titoli tedeschi danno meno di quelli italiani, se io compro un titolo italiano ho un rischio superiore, se ti compro un titolo greco affronto un rischio ancora superiore. Se poi gli stati devono accettare qualunque sacrificio, devastazione sociale, perché non si può assolutamente rimettere in discussione il debito, e viene a mancare anche il rapporto tra rendimento e rischio, che è una delle basi della finanza. Ultima cosa, anche storicamente tutte le maggiori potenze occidentali sono ricorse a una ristrutturazione del debito nella loro storia, non ci sarebbe nulla di vergognoso, nulla di scandaloso, lo fanno tutti. Lo Stato italiano ha un debito troppo alto, andiamo a rinegoziare il debito e mettiamo titoli a tasso più basso, insomma, beh, l'ha fatto Giolitti, che è uno dei padri fondatori, a cavallo del, tra il 1900, a cavallo del 1900 avevamo delle obbligazioni, Giolitti, non riesco a rimborsarle, le rimborso in un arco di tempo più lungo o congelo gli interessi, ci sono varie forme di rinegoziare il debito. Quella potrebbe sicuramente essere una strada per abbattere il monte interessi e quindi e diminuire le tasse da una parte e dall'altra liberare risorse per investimenti. Benissimo, un'altra domanda, sì. Prova. Sì, Salvatore De Blasi, una domanda sulla tassazione delle rendite finanziarie. Era più una riflessione che una domanda. Se aumentiamo la tassazione sulle rendite, cioè, io personalmente la collegherei al reddito di lavoro dipendente, tipo se io ho un reddito di lavoro dipendente o di reddito di impresa, quindi in base al reddito dell'individuo, della persona fisica o della persona giuridica, comunque sia. Se aumentiamo la tassazione delle rendite, c'è il rischio che gli investitori esteri non... comprano più titoli in Italia o anche gli italiani cercano titoli all'estero, oppure soltanto una fantasia, nel senso che... No, ci potrebbe essere questo rischio, anche qui bisognerebbe capire se una persona poi investe acquistando titoli in Italia perché è un investimento, quelli che si chiamavano i cassettisti, lo prendo, lo tengo lì, o se uno investe per pochi secondi, a volte millesimi di secondo, per guadagnare...
su piccoli margini. Se questi non investono più in Italia, credo mi fanno solo un piacere. È per questo che essenzialmente la proposta centrale che facciamo è quella di una tassa sulle transazioni finanziarie, e l'idea è una tassa minuscola, lo 0,0 qualcosa. Quando la propose Tobin all'inizio degli anni 80 parlava di un granello di sabbia negli ingranaggi della speculazione. Significherebbe che se tu vuoi investire in Italia con obiettivi di lungo periodo, se devi pagare una tantum, lo 0,0 qualcosa, nemmeno te ne accorgi rispetto alle commissioni richieste dalla banca. Se tu compri per rivendere dopo mezz'ora per guadagnare su minime oscillazioni dei prezzi, lo 0,0 qualcosa su ogni compravendita paghi molte volte una tassa molto piccola. E questa proposta, che era vista un'utopia, le anime belle eccetera, dopo la crisi il Parlamento europeo si è espresso a favore, la stessa Commissione europea si è detta a favore, una dozzina di paesi europei stanno lavorando per cercare di introdurla. Problema: veti incrociati, e la Gran Bretagna non vuole, la City di Londra, e nuovamente è una questione di volontà politica. Questo sarebbe davvero un piccolo granello, una tra le tante misure da mettere in campo. Per il resto, più in generale, sì, c'è il problema: da un lato ci può essere una fuga di capitali, ma dall'altro c'è il problema che se io ho dei soldi e se voglio creare una piccola impresa, aprire un bar, qualunque cosa, sono soffocato da tasse devastanti, da una burocrazia micidiale. Se provo a assumere una persona diventa un disastro tra IMSS, INE, tutte le cose che devo fare. Dall'altra parte PIM li metto, li affido a un gestore finanziario e non ho nessun problema. Se in più la tassazione è più leggera dall'altra parte, insomma, uno degli effetti delle tasse è anche orientare i consumi. Famoso che se aumento le tasse sul tabacco dovrebbe essere un modo per disincentivare il consumo di sigarette. In questo momento, se c'è una tassazione più alta sul lavoro e più bassa sulla finanza, è un incentivo pubblico alla speculazione in qualche modo. Poi è vero che in Italia molto non è speculazione, anche risparmio, e me lo tengo lì. Bisogna trovare una modalità equilibrata per cui sia possibile un investimento di lungo periodo, non si penalizzi nei mercati finanziari, ma nello stesso momento non diventi più conveniente per chi ha dei capitali da investire investirli in attività puramente finanziarie, scollegate da quella che non dovrebbe neanche essere così, ma scollegate da quella che chiamiamo economia reale, piuttosto che fare un investimento per cercare di creare posti di lavoro. Ok, una domanda la faccio io, però prima volevo comunicare a tutti che l'esempio che tu facevi, o meglio l'auspicio che tu facevi all'inizio, dicendo ma perché una fabbrica che produce lavatrici deve correre il rischio di supportare un danno derivante da un malfunzionamento? E le banche invece non hanno questo tipo di principio, possono proporre qualsiasi prodotto finanziario e non hanno nessuna responsabilità. Noi a programma, nel programma ufficiale, abbiamo introdotto proprio una voce che dice introdurre la responsabilità degli istituti finanziari sui prodotti proposti con una compartecipazione alle eventuali perdite. Ecco, se le banche dovessero compartecipare non solo agli utili ma anche alle perdite, magari qualcosa cambierebbe. Io volevo chiederti, abbiamo una stima di quanto le banche private sono state finanziate dal 2008 ad oggi, dal 2008 ad oggi, dalla grande crisi? Quanto sono state finanziate magari a fondo perduto e quanto a tasso agevolato? Abbiamo delle cifre da comunicare un po' ai cittadini? Allora, delle cifre ci sarebbero, il problema è molto difficile averle esatte, e credo che questo sia emblematico della trasparenza che vige sui mercati. Quello più affidabile, un'indagine un paio di anni fa, il Centro Studi Mediobanca parlava di oltre 4.000 miliardi di euro unicamente direttamente nel capitale delle banche. Poi ci sono gli prestiti a tasso agevolato, ci sono altre misure di salvataggio, ci sono ad esempio la liquidità nel momento in cui la BCE dà 1.000 miliardi di euro all'1%, è un tasso negativo se si tiene conto dell'inflazione, è un'altra forma, l'azzeramento dei tassi, sono moltissime le misure. Negli Stati Uniti c'erano diversi studi e che vanno da 7.000 miliardi di dollari di costo complessivo fino a 20.000 miliardi di dollari, intanto appunto la forchetta è enorme. Poi è difficile entrare nel merito perché molti erano prestiti a tasso agevolato e sono rientrati, molti erano interventi sul capitale sociale ma poi sono state restituite, ci sono le forme più disparate di obbligazioni convertibili, ovvero io ti do un prestito ma se tu banca continui ad andare male quel prestito diventa un'azione e la banca viene di fatto nazionalizzata, quindi ci sono molte stime. Credo che un dato appunto interessante sia gli oltre 4.000 miliardi di euro direttamente nel capitale delle banche, direttamente come salvataggi bancari. Quindi quello è un regalo praticamente. Questo bisogna vedere se poi rientrerà, se vuol dire la nazionalizzazione di alcuni istituti. È molto difficile riuscire a capire che parte viene poi lasciata alle banche e quale parte no.
Secondo me, al di là degli interventi specifici, è la cifra in sé che è assolutamente incredibile, che è fuori dal mondo. Io ricordo, per dare un dato, ma che credo faccia riflettere, l'ONU, la comunità internazionale, nel 2000 ha lanciato gli 8 obiettivi di sviluppo del millennio, dicendo entro il 2015 dobbiamo ridurre di 2/3 la mortalità infantile nei paesi più poveri del mondo, dobbiamo garantire un'istruzione primaria a tutte le bambine e i bambini del mondo. Oggi ci dicono che stiamo andando incontro a un fallimento internazionale, non li raggiungeremo mai a fine 2015, e ad esempio perché per ridurre di 2/3 la mortalità infantile servirebbero 80 miliardi di dollari in più rispetto a quanto oggi versato. 80 miliardi di dollari per salvare milioni di vite umane non si riescono a trovare, ma 4.000 miliardi di dollari per salvare le banche che hanno causato la crisi vengono tirati fuori così. Questo è il rapporto di forza che c'è oggi. Questo è un bel titolo per la comunicazione, mi raccomando, 80 contro 4.000. È più di 4.000, poi è molto difficile effettivamente andare a stimare tutti gli interventi di salvataggio, di aiuto, di rilancio di economia e quello che è stato il peso complessivo sui debiti, ripeto, perché non è neanche solo direttamente di debiti, il peggioramento dei conti pubblici è dovuto alla recessione provocata alla finanza, è dovuto all'aumento delle spese, dovuto a moltissimi fattori concomitanti che ci hanno trascinato nella situazione attuale. Andrea, stiamo per entrare nel semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea. Allora, io ho come dato ho la presenza di 1500 lobbisti finanziari a Bruxelles che tutti i giorni contattano i funzionari, i politici per spingere la legislazione favorevolmente a banche e assicurazioni. Tu ci puoi confermare questa situazione? Sì, purtroppo è enorme il peso dei lobbisti finanziari, tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, e lo vediamo sull'esasperante lentezza, ma anche qui è ancora ottimista come termine, con cui vanno avanti le proposte di regolamentazione. Appunto, uno dei temi centrali di cui si sta discutendo è la separazione tra banche commerciali e banche di investimento. Dopo la crisi del 29, nel giro di 2-3 anni, è passato il famoso Glass-Steagall Act, separazione completa tra banche commerciali e banche di investimento. Chi vuole giocare in borsa o fare operazioni finanziarie non può farlo con i soldi dei correntisti, le banche che aprono conti correnti non possono andarseli a giocare sulla finanza speculativa. Dopo 70 anni è stata prima indebolita, poi abrogata definitivamente da Clinton. Oggi, dopo la crisi, tutti dicono che andrebbe reintrodotta. C'è un rapporto Liikanen, che è il governatore della Banca Centrale Finlandese, che è stato richiesto dall'Unione Europea e che, attenzione, non chiede neanche una separazione completa tra banche commerciali e banche di investimento, chiede che in un singolo conglomerato le attività siano tenute separate, che dal mio punto di vista è assolutamente insufficiente, perché poi le banche, le abbiamo visto quanto rispettano tali regolamenti, e rimarrebbe comunque questi colossi too big to fail. Ma anche una proposta così edulcorata si è scontrata contro un muro di lobby incredibili, che vanno dall'insulto personale, dirà Liikanen in Finlandia non sanno neanche cosa sia una banca, questi rapporti di solito finiscono nella carta straccia, a cose molto più sottili in cui blocco, svuoto, entro, e sulla tassa sulle transazioni finanziarie. Lo vediamo, e questo è in qualche modo il famoso slogan di Occupy Wall Street, siamo il 99%. Far sentire in qualche modo la voce di questo 99% significa mettere in piedi e partecipare alle campagne, e ci sono campagne sulla tassa sulle transazioni finanziarie, c'è una campagna sostenuta da decine di organizzazioni, si chiama 005, appunto dal nome della tassa, il sito internet 005.it scritto in lettere, e adesso come campagna, oltre alla tassa sulle transazioni finanziarie, abbiamo deciso di lavorare anche su separazione tra banche commerciali e banche di investimento e sul tema dei paradisi fiscali. È una campagna sostenuta da Banca Etica, ma da decine di altre organizzazioni, e che credo potrebbe essere anche qui un piccolo granello, ma tutti insieme cercare di far sentire la nostra voce e bilanciare. Se posso su questo un'ultima notazione, alcuni anni fa il Parlamento europeo, 80-100 parlamentari europei hanno promosso un appello direttamente da parlamentari europei in cui dicevano se dobbiamo discutere un tema ambientale, da un lato avremo i petrolieri, dall'altro magari c'è Greenpeace e ci facciamo un'idea, se dobbiamo discutere legislazione sul lavoro, da un lato ci sarà le Confindustrie, dall'altro i sindacati e ci facciamo un'idea, se dobbiamo discutere di finanza, da un lato siamo letteralmente massacrati dalle lobby di banchieri della City, eccetera, dall'altro nessuno.
non c'è una spinta, una pressione oggi della società civile come c'è in altri ambiti. Da questo appello anche è nata una rete europea, si chiama Finance Watch, che ha proprio come obiettivo di prendere le direttive della Commissione e cercare di spingere, fare una controlobby in qualche modo. Direttiva qui, paragrafo, comma 3, bisogna mettere una virgola qui e cambiare una parola lì. E servono iniziative di questo genere per cercare di spingere, di far pressione. È un'iniziativa totalmente volontaristica, per quello che ne so io, totalmente sì. Autofinanziata, autogestita. Cerca i fondi, il problema è chiaramente la disparità di fondi che è spaventosa. Sì, sempre sulle transazioni finanziarie, per dare un'informazione ai cittadini, adesso una transazione per via elettronica ci impiega 0,2 non secondi ma millisecondi, 0,2 millisecondi per fare una transazione, per darvi un'idea di quante transazioni vengono fatte in ogni momento. E come dicevi tu, la maggior parte di queste sono speculative, non sono basate sul mercato reale, e la campagna 005 ha calcolato che appunto tassando uno 0,05% su queste transazioni velocissime si otterrebbero più di 600 miliardi di euro all'anno. Ricordiamoci sempre gli 80 miliardi per combattere la fame nel mondo, e qui se ne otterrebbero 600 miliardi all'anno. L'Italia ha introdotto una TTF, però sappiamo che è assolutamente monca. Tu riesci a spiegarci perché assolutamente non funziona così come è strutturata quella italiana? Sì, è debolissima la proposta che è stata introdotta un paio di anni fa. Per farla il più semplice possibile, si potrebbe dire ad esempio che vengono tassate le azioni ma non i derivati, tranne i derivati su azioni, quindi il 98% dei derivati non sono tassati. Per farla semplice con una metafora, è come dire che dopo anni finalmente riusciamo a introdurre dei limiti di velocità sulle strade e poi si scopre che i limiti di velocità riguardano le biciclette ma non le automobili. Tassare le azioni e non tassare i derivati, che sono gli strumenti principe della speculazione, di fatto significa questo, rispetto a parte i derivati su azioni che sono il 2-3% del totale. Stranamente verrebbe da dire, la bozza invece della Commissione è un'ottima base di discussione, è una base imponibile molto più ampia, poche illusioni. Noi chiediamo che il governo italiano si impegni per portare questa bozza di direttiva della Commissione, che ogni tanto fa anche dei buoni lavori, come base di discussione per tutta l'Unione Europea. Però per chiarire anche qui, poi ci sono delle critiche però sulla finanza, le transazioni, vorrei dare un dato per chiarire di cosa stiamo parlando quando parliamo di transazioni, per esempio sulle valute. Cosa sono le transazioni su valute? Io voglio andare in vacanza negli Stati Uniti, cambio i miei 1000 euro con 1300 dollari quanto mi danno, oppure cosa posso fare? Cambio i miei 1000 euro con 1300 dollari, me li tengo sotto il materasso, spero che il cambio tra euro e dollaro vada come credo, li ricambio indietro e se mi ha detto bene invece di 1000 euro me ne danno 1020 o 1030. Quindi io guadagno unicamente comprando e vendendo soldi senza fare nient'altro. Allora oggi il totale di beni e servizi importati e esportati tra diversi paesi del mondo vale circa 20.000 miliardi di dollari l'anno. Quindi se la finanza fosse uno strumento al servizio dell'economia, il mercato delle valute dovrebbe valere logicamente 20.000 miliardi di dollari l'anno. Oggi il mercato delle valute ha superato i 5.000 miliardi di dollari al giorno. Vuol dire che girano più soldi in 4 giorni sui mercati finanziari che in un anno di economia reale, o detta in un altro modo, il 99% dei soldi che girano nel mondo non serve a comprare nulla, vendere nulla, importare nulla, commerciare, sono soldi che inseguono altri soldi per fare altri soldi. Allora chi si oppone alla tassa dire ma non potete condannare la finanza unicamente per come funziona nel 99% dei casi, cioè, sarebbe una barzelletta, ma purtroppo è la realtà, sono queste le critiche che ci vengono opposte dai lobbisti. Ma la finanza sì, alla fine la finanza non funziona. La cosa di fondo, e mi viene alla fine, appunto, banche non date i soldi e c'è il credit crunch e servono delle masse spropositate di denaro per assicurare l'import-export di una quota piccolissima. Insomma, da 30 anni ci ripetono il ritornello che dobbiamo lasciare i mercati liberi di agire perché i mercati sono efficienti. L'efficienza è quante risorse uso per fare qualcosa. Se io faccio un lavoro in 3 ore e tu lo fai in 2, sei stato più efficiente di me. Oggi la finanza ha bisogno di migliaia di miliardi per riuscire a sostenere male l'economia. Ma di quale efficienza stiamo parlando? Allora, o il 99% della finanza è un casinò e dobbiamo cambiare strada, o la finanza è l'attività più inefficiente che mente umana abbia mai concepito e dobbiamo cambiare strada lo stesso. Io non vedo molte altre possibilità. Una montagna che partorisce un topolino. Allora, ricordando a tutti che dal 2008 a oggi le grandi banche sono cresciute nei profitti e i grandi top manager sono cresciuti negli stipendi,
i top manager delle grandi banche, e volevo farti dire anche due parole anche su un'altra soluzione che finora non hai menzionato e che secondo me è in questo momento la soluzione principale, cioè la finanza etica. Allora, in Italia abbiamo già una realtà di finanza etica che ha compiuto 15 anni, buon compleanno, un mese fa. In Europa ci sono alcune altre realtà similari, io sto che stanno anche cercando di trovare delle forme di collaborazione, di fusione. Ecco, quindi se magari puoi dirci due parole, perché in questo momento un italiano che deve acquistare un chilo di pomodori fa il giro delle 3-4 bancarelle per risparmiare 10 centesimi. Quando dobbiamo scegliere una banca, quasi sempre ci affidiamo al criterio della più vicina, quella sotto casa, senza preoccuparci minimamente di come vengono usati i soldi, e tu ci hai ampiamente spiegato di quanto male vengono usati. Quindi ricordiamo a tutti che già esistono delle soluzioni coerenti che non ci costano un granché, perché si tratta semplicemente di cambiare fornitore. Ci puoi dire qualcosa sulla situazione della finanza etica in Italia e in Europa? Sì, assolutamente. In Italia, appunto, io collaboro, per smascherare il conflitto di interessi, io collaboro con la Fondazione Culturale di Banca Etica, e Banca Etica è una banca normale, nel senso che assicura tutti i servizi del mondo bancario, carta di credito, bancomat, internet banking, eccetera, eccetera, però non è una banca normale, nel senso che agisce secondo alcuni principi che la rendono unica in Italia. Uno di questi, lo accennavo molto velocemente, Banca Etica è l'unica in Italia che pubblica sul suo sito tutti i finanziamenti che concede le persone giuridiche. Quindi io metto, ho il mio conto corrente, ho i miei 1000 euro sul conto corrente, Banca Etica oggi è l'unica in Italia che mi permette di dire questi 1000 euro dove vanno a finire. Vado sul sito bancaetica.it e posso vedere per anno, per regione, per tipologia, ogni euro dove viene prestato e per cosa. E i finanziamenti vanno unicamente a cooperazione sociale, cooperazione internazionale, promozione della cultura, il biologico, le rinnovabili. Per ogni finanziamento, come per tutte le banche, Banca Etica fa un'istruttoria economica per vedere che i soldi rientrino, ma fa anche un'istruttoria sociale e ambientale, ovvero per ogni prestito che concede va a vedere se chi chiede i soldi a Banca Etica rispetta i principi su diritti di lavoratrici e lavoratori, sull'ambiente, sulla democrazia interna. E l'istruttoria economica è svolta direttamente dai dipendenti, come per ogni banca. L'istruttoria sociale e ambientale è svolta direttamente dai soci sul territorio. Banca Etica è di proprietà di 38.000 soci, per statuto nessuno può avere più dello 0,5%, quindi nessun gruppo potrà mai controllare Banca Etica. È una testa un voto. È una testa un voto. Se tu hai 10.000 euro di azioni, io ho 100 euro di azioni, comunque crediamo che contino le persone, non i soldi, e quindi in assemblea è una testa un voto. Quindi un'attenzione alle ricadute ambientali e sociali, la massima trasparenza, chiaramente il rifiuto di ogni operazione speculativa, paradisi fiscali, eccetera. Un paio di anni fa, di nuovo, Banca Etica purtroppo è stata l'unica in Italia a dichiarare di rifiutare i soldi che rientravano con lo scudo fiscale famoso fatto da Tremonti all'epoca, quello del 5% per far rientrare i capitali dall'estero. E credo la cosa importante è che Banca Etica, finanziando soggetti che spesso vengono rifiutati dalle altre banche, perché la piccola cooperativa sociale, la bottega del commercio equo e solidale sono spesso considerate non bancabili, Banca Etica è il suo mondo di riferimento e finanzia questi soggetti, quindi uno direbbe sarebbe già un miracolo se stesse sul mercato più o meno con le sofferenze delle altre banche. Le sofferenze sono quanti soldi una banca presta e non torna indietro. Banca Etica, uno dice, presta a soggetti più rischiosi, oggi non ha le stesse sofferenze delle altre banche, neanche un po' meno, sono 4 volte di meno. Oggi le sofferenze delle banche in Italia stanno quasi all'8%, 7,7-7,8%, Banca Etica ha chiuso l'ultimo bilancio con sofferenze al 2%, quindi la dimostrazione che un altro modo di fare finanza non è una nicchia per pochi eccentrici, ma è quello che la finanza dovrebbe fare, mettere in contatto chi ha un risparmio con chi ha bisogno di soldi per promuovere un'attività che sia nell'interesse di tutti. Questo, come dicevi, ci sono varie altre esperienze in Europa, nel mondo, ognuna che ragiona secondo poi specificità proprie, ma fondate su una completa trasparenza, su una valutazione sociale e ambientale di ogni prestito, e si cerca di lavorare in rete. Al momento è una goccia rispetto alle cifre della finanza, però è una possibilità concreta per chi dice io non voglio che i miei soldi finiscano nel casinò finanziario, voglio usarli diversamente, e è un esempio, verrebbe quasi da dire una sfida, per quello che è il mondo bancario, tra parentesi, tradizionale come lo conosciamo. Sì, aggiungo una cosa sulle sofferenze, che in Italia stanno diventando un problema gigantesco, e non solo in Italia, e paradossalmente la finanza etica che si rivolge alle ONG, al circuito ecosolidale
e nel mondo il microcredito, che ugualmente si rivolge a soggetti cosiddetti non bancabili, paradossalmente questi sono i circuiti che hanno delle sofferenze molto migliori, nel senso molto più basse, perché questi sono soggetti che vengono sia scelti e gestiti in maniera tale che garantiscono dei ritorni quasi al 100% dei prestiti effettuati. Ti faccio l'ultima domanda, perché abbiamo sforato ampiamente, domanda scomoda, ma te la faccio, cioè dalla tua posizione di Presidente della Fondazione Culturale Banca Etica, che contatti hai con il resto della politica, con la politica in generale? Si sta muovendo? Ci sono concrete iniziative per modificare legislativamente, visto che comunque alla fine, se vogliamo cambiare qualcosa, dobbiamo cambiare le leggi? Quindi il resto della politica si sta muovendo per concretizzare un cambiamento? A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, qualcosina, però più singole persone. Appunto, in Europa, verrebbe da dire, il Parlamento europeo qualche cosa sta provando a fare, però anche qui il paradosso di un'Europa in cui il Parlamento europeo di fatto non ha potere legislativo, ce l'ha pochissimo, e verrebbe da dire forse più altri paesi c'è una maggiore consapevolezza finanziaria, quindi qualcosa viene fatto, ma con tempi lentissimi, nel migliore dei casi col freno a mano tirato. In Italia mi verrebbe da dire che al momento queste proposte non sono assolutamente centrali, purtroppo, nell'agenda politica rispetto ad altre, che ci sono singoli parlamentari che sono più consapevoli, più interessati e che cercano di spingerla nell'agenda, ma credo che un problema, come dicevo, è appunto l'attenzione che viene rivolta purtroppo allo spread, il debito pubblico, eccetera, a quella che è la finanza pubblica come centro delle attività, rispetto alla necessità di una regolamentazione, di un diverso indirizzo per la finanza privata. Credo che molto più e molto meglio potrebbe essere fatto tanto in Italia quanto in Europa. La speranza è che forse, ad esempio, il Parlamento europeo, che verrà fuori dalle elezioni di maggio, sarà in grado di imprimere una svolta, un'accelerazione a quello che sta avvenendo. Fino a oggi direi purtroppo abbastanza deludente tutta la partita, sia di chiudere la finanza casinò, sia di cercare di stimolare e favorire un diverso sistema finanziario. Fino adesso, devo dire, è stato fatto poco e male. Ok, hai risposto molto politicamente, hai glissato molto elegantemente. Benissimo, io ringrazio moltissimo Andrea Baranes, ringrazio i presenti, abbiamo terminato lo spazio a nostra disposizione, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito in streaming e quelle che ci vorranno ascoltare registrati. Buon proseguimento e buona giornata a tutti. Grazie.